magari con la Jessica che potrebbero essere. Io credo che bisogna vendere e si può fare anche quello. Diciamo un'interazione via rete. Io come consigliere comunale inizio a usare i mezzi pubblici. Ma del bilancio che possa essere, diciamo, destinato all'attività di proprio del discorso che facevamo prima della trasparenza. Un saluto a tutti gli amici di Mobilità Palermo e a tutti i cittadini. In questa prima puntata di Che programmi hai? Abbiamo voluto porre ai candidati la domanda per un certo verso più importante di tutte. Infatti su Palermo pende una spada di Damocle che potrebbe rendere vano ogni sorta di discorso successivo, che si tratti di mobilità, di ambiente, di rifiuti o altro. Il problema è che dal 2014 sostanzialmente il federalismo fiscale imporrà ai comuni di incamerare i debiti delle partecipate. Questo ovviamente significa che se il comune di Palermo dovrà incamerare i debiti enormi di Amia e Gesip rischierà seriamente il dissesto finanziario. Ora, a fronte di questa prospettiva abbastanza tragica, abbiamo voluto sapere dai candidati come si sarebbero comportati in questo caso, soprattutto a fronte dell'imminente liberalizzazione dei servizi pubblici che attuerà il governo Monti e che imporrà ai comuni di affidare i servizi tramite bandi europei e non più in-house. Sentiamo cosa hanno risposto. Allora, innanzitutto questo delle entrate è tutta una questione da valutare e da visionare, anche perché ci sono delle correttive proprio in queste ore economiche, per esempio anche il reinserimento nuovamente dell'ICI che sicuramente riporterà nuove entrate all'interno delle casse delle amministrazioni, per cui i bilanci ingessati sicuramente respireranno di più rispetto a quelle che erano le previsioni di qualche settimana fa. Dall'altra parte io credo che un'amministrazione come la nostra, sebbene ingessata, può fare delle scelte per aumentare la liquidità di cassa e soprattutto avere un risparmio. Noi abbiamo all'incirca l'85% del nostro bilancio che viene ingestato nella spesa corrente. La spesa corrente sono il pagamento del costo del personale più le bollette energetiche. Già la solarizzazione, ad esempio, di tutti gli edifici di proprietà comunale con l'installazione di pannelli fotovoltaici potrebbe permettere di spostare dalla voce costi alla voce investimenti del bilancio notevoli somme per azzerare la bolletta energetica e poter guadagnare dal conto energia. Questo libererebbe diverse migliaia di euro che potrebbero essere sicuramente utilizzati per i servizi. Amia, SM e Gesip è chiaro che vanno vissute come delle risorse da internalizzare all'interno della macchina comunale. Più di una volta noi abbiamo detto che bisogna chiedere a Roma una deroga al patto di stabilità, e la deroga al patto di stabilità è una cosa fattibile e porterebbe l'inserimento di alcuni dipendenti che si trovano all'interno della Gesip in servizi dell'amministrazione. Faccio un esempio fra tutti: i 350 giardinieri che sono in carico alla Gesip, che potrebbero essere messi in casa appunto all'interno della pianta organica del comune di Palermo nel settore ville e giardini, che potrebbero andare a sostituire i 100 giardinieri che sono andati in pensione in questi 4 anni, e quindi col turnover poter finanziare l'operazione e snellire le casse della Gesip. Questo rifatto per altri settori e con la riqualificazione potrebbe portare ad una visione imprenditoriale e sicuramente produttiva della nostra amministrazione. Quindi lei esclude privatizzazioni delle municipalizzate, diciamo? Ma io chiaramente sono sempre uno che vuole tutelare la pubblicità dei servizi, perché sono convinto che lì dove il servizio è pubblico e di buona qualità. Non è il caso di Palermo, perché c'è un'amministrazione che non sta gestendo le aziende, ma generalmente il servizio pubblico è sintomo ed è sinonimo molto spesso di qualità del servizio e sicuramente di erogazione. Dall'altra parte, misurandoci con i fatti, io sono convinto che, visto lo stato disastroso economico delle aziende ex municipalizzate del Comune di Palermo, non troveremo soggetti privati che si sobbarcheranno appunto quest'onere, per cui noi dovremmo ragionare ancora pensando alla proprietà al 100% di queste aziende da parte del Comune di Palermo. Ma il bilancio consolidato intanto era una cosa che noi chiedevamo da tempo, perché reputiamo questo bilancio del Comune di Palermo un bilancio fasullo, perché non contiene al suo interno alcune le perdite delle società municipalizzate, e quindi di fatto noi abbiamo un bilancio che già oggi è in dissesto. L'imposizione del bilancio consolidato e i provvedimenti che probabilmente spingeranno alle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali spingeranno a qualcosa che io reputo indispensabile a prescindere, perché fin quando ci sarà più dell'80% del bilancio del comune, e quindi l'80% dei 900 milioni di euro
destinati a stipendi e a trasferimenti alle società ex municipalizzate, questo comune avrà un bilancio ingessato. La soluzione per poter far fronte a un problema di questo genere è l'ingresso ai capitali privati e costruire una collaborazione pubblico-privato per gestire in maniera efficiente anche le società ex municipalizzate che necessitano di nuovi capitali e di management all'altezza di poter gestire queste aziende. Per quello che riguarda allora, la situazione innanzitutto economica del Comune di Palermo, io ritengo che ci siano delle spade di Damocle che sono di varia natura. È chiaro che la nostra è una finanza derivata, pertanto con i soli fondi del Comune, che peraltro come dire, considerato la nuova gestione del bilancio che sarà appunto col federalismo fiscale ancora più complessa, si prefigura un panorama piuttosto drammatico, che se dovesse effettivamente essere confermato in su ogni aspetto porterebbe a un'inevitabile dichiarazione di stato di dissesto finanziario. Quindi qualora io fossi candidata a sindaco, qualora io fossi sindaco, io non esiterei ad applicare tutte quelle che sono le conseguenze necessarie di un dissesto finanziario, quindi la dichiarazione di dissesto finanziario con tutto ciò che questo consegue e comporta. Dico questo perché è chiaro che non soltanto le problematiche di cui avete voi parlato, ma anche un altro dato preoccupante è l'enorme quantità di debiti fuori bilancio che l'amministrazione ha contratto in questi anni, che rende molto aggredibile il patrimonio del Comune proprio perché i pignoramenti di tutti quelli che sono questi debiti ingenti graveranno inevitabilmente sulla prossima gestione e la prossima amministrazione. Rispetto a quello che sono i temi delle società partecipate, io ritengo che sia necessario fare un confronto che non guardi soltanto all'aspetto strettamente economico, ma soprattutto a quello che è la qualità dei servizi resi. Ovviamente bisognerà ottemperare dettagli, bisognerà ricorrere agli strumenti di cassa integrazione, ci saranno sicuramente ammortizzatori sociali che dovranno essere utilizzati. Personalmente sto vagliando insieme a un pool di esperti in materia di diritto societario quale potrebbe essere la situazione meno dolorosa dal punto di vista del lavoro, perché è chiaro che i lavoratori della GESIP e i lavoratori delle altre società partecipate, al di là del fatto che chiaramente vivono in società che vivono difficoltà economiche, hanno comunque un diritto che è quello del lavoro e che va cautelato. Io rispetto a questo mi riservo di dare una risposta più compiuta, perché ovviamente le problematiche, soprattutto quelle relative alla GESIP, che è la società per la quale oggi c'è una proroga a tempo ed è un tempo piuttosto breve, esiste un problema effettivo, cioè nel bilancio del Comune, come tutti noi sappiamo, non è prevista una prosecuzione, ma i servizi che la GESIP oggi offre, e poi si può opinare sulla qualità o meno di questi servizi, però sono comunque dei servizi indispensabili a una città che si possa definire una città europea, se vogliamo così definirla. Quindi rispetto a questo, come dire, ci sono sicuramente le scelte difficili e bisognerà avere il coraggio di utilizzarle, di attuarle. Allora, sicuramente quello che è necessario fare è un chiaro resoconto delle risorse umane e dei costi che queste comportano, e questo deve essere comunicato in maniera trasparente a tutta la cittadinanza, perché attualmente questo manca, cioè le persone sanno che ci sono degli sprechi, dei buchi grossi, ma non sanno di che entità stiamo parlando. Quindi la comunicazione col cittadino in questo è fondamentale. Poi sicuramente ridurre tutti quelli che sono gli sprechi, ultimamente è uscita quelli di Amat, è un'altra società partecipata con delle cose assurde in contrasto con quello che per esempio è stato la nomina di Nicola Gervasi all'AMIA, che è costata solamente 12.000 euro contro uno spreco incredibile nell'altra società, quindi sicuramente quello di un'eliminazione degli sprechi. Dopodiché bisogna vedere un attimino se le persone che probabilmente sono in esubero in queste società possono essere riutilizzate, reimpiegate in altri servizi comunali, o se invece non possono essere reimpiegate in questi servizi comunali. Ma questo si può vedere semplicemente una volta che si hanno tutti i bilanci e le carte in mano, perché parlare prima è un pochettino come parlare di qualcosa che non si conosce esattamente alla perfezione. Io ho molta perplessità rispetto a quello che sono la necessità della liberalizzazione in una terra come la nostra, nel senso che liberalizzare significa anche la privatizzazione dei servizi, perlomeno per una quota del 40%, dico, e questo ovviamente sappiamo bene, io penso
ad esempio all'AMIA, dico sappiamo bene che questo può significare infiltrazione mafiosa, dico, questa è una grande preoccupazione che ho e capisco che questo va in qualche modo in controtendenza a quelle che sono, diciamo, gli orientamenti dell'attuale governo dei tecnici, che sostanzialmente sta realizzando, diciamo, quello che Berlusconi non ha potuto realizzare, lo stanno facendo i tecnici. Berlusconi l'ha realizzato per motivi di consenso, ovviamente lo fanno realizzare a dei tecnici. Quindi dico, ho delle forti perplessità in merito a GESIP, per esempio. Io ritengo che sia possibile rivedere la posizione di GESIP sul piano proprio anche dell'organizzazione del lavoro, in modo tale da assumere all'interno dell'amministrazione, però facendo lavorare queste persone. Cioè, perché il problema è che questi soggetti, che sono comunque appartengono, sono nati come soggetti di area svantaggiata, dico, sono stati di fatto gestiti in maniera clientelare. Questo ha impedito qualunque forma di organizzazione del lavoro perché ognuno poi ricorreva ai propri padrini quando gli veniva imposto una determinata, diciamo, attività lavorativa. Quindi questo aspetto è un aspetto su cui secondo me occorre lavorare molto e cercando in qualche modo, perché dico, c'è anche un problema di sicurezza sociale, dall'oggi al domani non possiamo, diciamo, abbandonare a se stessi queste persone, quindi trovare delle misure che possano in qualche modo, diciamo, da un lato supportare comunque queste famiglie che entrerebbero in una condizione di difficoltà e nello stesso tempo però risanare, perché è chiaro che questo è un problema grave. Sì. Ma vedi, io credo che intanto questo sia una buona cosa, che si facciano i bandi europei, che si metta finalmente ordine e regole certe in tutta questa materia che è stata veramente affrontata con una leggerezza straordinaria. Prova ne è appunto la situazione in cui si trovano in particolare le municipalizzate. Allora io credo che in previsione di questo non è ancora una certezza, quindi in previsione che questo accada bisogna considerare che Palermo ce la deve comunque fare da sola, perché non si può arrendersi davanti a una situazione economica e finanziaria di questo genere. Allora si tratta proprio di programmare e di riorganizzare. Programmare e riorganizzare quanto è possibile riorganizzare a costo zero, cioè con le energie e con gli strumenti che già ci sono. Il Comune di Palermo noi sappiamo che ha un numero di dipendenti assolutamente spropositato, fuori da qualunque parametro e da qualunque paragone con qualunque altra città d'Italia. E allora, siccome non si può prendere queste persone improvvisamente e buttarle nella spazzatura, poi parleremo di spazzatura e di riciclo, ma qui non si tratta di riciclare persone, semmai si tratta di utilizzare al meglio gli strumenti che già ci sono e le persone che già ci sono, che spesso sono sottoutilizzate o non utilizzate, ma vengono pagate lo stesso, e spesso sono soprattutto demoralizzate e quindi non in grado di compiere, di svolgere la loro mansione al pieno delle loro capacità. Qui bisogna ricreare le motivazioni e fare in modo che tutto questo personale contribuisca al salvataggio prima di tutto di Palermo e poi alla crescita di questa città motivata. Per motivarli bisogna fare una sorta di anagrafe in cui si vede quante sono le persone, chi sono, che cosa sanno fare e che cosa stanno facendo in questo modo, e riorganizzare il lavoro in questa città. I dipendenti pubblici, tutti coloro che sono stipendiati dal comune, devono svolgere le mansioni per cui sono formati, e se non sono formati li formiamo, e devono farlo al meglio delle loro capacità, fermo restando, ripeto, che sono comunque persone che già ricevono uno stipendio per questo. Quindi utilizzare anche al meglio quello che resta dei fondi strutturali europei e quello che arriverà, perché arriveranno fino al 2020 almeno questi fondi ci saranno, e provare, è una cosa a cui stanno lavorando a Bruxelles, a farli ricadere almeno per una parte direttamente sulle città, queste le città metropolitane, che abbiano la possibilità di gestire almeno una parte dei fondi strutturali, non per, come è stato fatto fino adesso, per tappare buchi, che non c'entra nulla, ma per dare sviluppo a questa città e con lo sviluppo poter programmare in maniera diversa anche l'utilizzo stesso degli strumenti che ci sono.